Ciao a tutti, sono Davide Speranza, l'account manager di Odoo per il mercato italiano, quindi responsabile delle relazioni tra diciamo, il network di partner italiani e l'azienda stessa. Sono molto felice di essere qui oggi, penso che insomma, questo appuntamento annuale sia veramente importante, il secondo evento per me. È importante perché ci dà l'opportunità insomma, di condividere idee, iniziative, comunque progetti per il futuro, quindi grazie mille di avermi dato l'opportunità di essere qui oggi con voi. Oggi volevo parlarvi di opportunità, partnership, approccio, quindi una presentazione di questo tipo, ma prima volevo dire un grande grazie a tutti quanti voi, insomma, per il supporto che ci avete dato, che ci date. La community è stata il driver iniziale, quello che ha permesso ad Odoo di essere oggi dove si trova. Avete contribuito tantissimo all'intero ecosistema, rendendo il sistema veramente accessibile in termini di documentazione, in termini di video funzionali, in termini di localizzazione in vari paesi del mondo. Quindi, per questo un forte grazie e insomma, un occhio verso il futuro. Il prodotto verrà portato avanti, insomma, con lo stesso impegno, versione community enterprise, l'idea è quella di diventare il miglior prodotto open source presente sul mercato. Proprio a questo proposito, e anche un po' sulla falsariga di quello che diciamo sulla presentazione dell'anno scorso degli Odoo Days a Firenze, un altro po' di chiarezza. Ciò che è su community rimane su community. Quindi non c'è alcun piano da parte di Odoo, diciamo, di far diventare moduli o funzionalità open source, trasformarli a pagamento. Quello che è su community chiaramente rimarrà lì e potenzialmente ci saranno anche con le versioni successive degli altri moduli che andremo ad introdurre secondo la logica dell'open source. Quindi tutto ciò che può raggiungere milioni di utenti, come per esempio il modulo e-learning, verrà inserito nella versione open source. E tutto ciò che invece è un po' più di nicchia verrà inserito sulla versione enterprise. D'altro canto, non vuol dire che chiaramente la versione rimarrà statica. Da un certo punto di vista, penso sia una cosa anche positiva, perché effettivamente durante il refactoring per le versioni successive, quando ci rendiamo conto che c'è un modulo, un modello che risulta obsoleto, poi no, questo viene rimosso, come insomma naturale processo della vita di un prodotto, quindi tutto normale. Volevo concentrarmi un po' sul mercato italiano, anche per portare un piccolo input e dare qualche risultato di quello che stiamo ottenendo. Mercato italiano in fortissima crescita, sia sotto un punto di vista di database avviati, che sotto un punto di vista chiaramente di utenti. Questo è insomma, un ottimo risultato e fa ben sperare per il futuro. Tantissime aziende stanno riconoscendo Odoo come un prodotto maturo, come un prodotto che può effettivamente aiutare tantissime aziende a diciamo, risolvere i processi, i problemi cronici che hanno. Il 2019 era già stato un anno molto positivo, ma con il 2020 sicuramente insomma, vediamo ancora di più questa spinta e la versione 14 sembra essere una versione che andrà a conquistare ancora di più, se vogliamo, consensi all'interno di aziende, piccole e medie aziende. Odoo è, sapete insomma meglio di me, Odoo è un prodotto che per piccole e medie aziende insomma, sposa benissimo la tipologia di realtà. Tuttavia stiamo anche approcciando aziende medie, grandi aziende, insomma, che sicuramente fanno gola a tutti, che ci aiutano anche a creare quelle referenze, a creare comunque quell'expertise che ci serve per andare a prendere comunque dei clienti un po' più grandi. Qualche dato relativamente anche alla versione Enterprise. Quindi qui abbiamo il numero di contratti sulla destra che sono stati firmati per quanto riguarda la parte enterprise e in termini di revenue, quindi quello che è stato sviluppato. Il dato è estremamente positivo, anche qui una bella crescita, ma il dato veramente positivo è riferito a quello che dicevo prima, quindi aziende un po' più grandi, un po' più strutturate. Il prezzo medio di ogni singolo contratto effettivamente è cresciuto molto. Nonostante nell'agosto dell'anno scorso ci sia stato un adattamento del prezzo sul mercato italiano a quello che è il prezzo del Sud Europa, abbiamo comunque aumentato molto il prezzo
di tutte quante le sottoscrizioni, dato da innanzitutto i contratti pluriennali che sicuramente vengono spinti un po' di più, ma anche grazie a appunto installazioni molto più ricche in termini di moduli, in termini di numero di utenti. Quindi anche sotto questo punto di vista, insomma, vediamo che stiamo lavorando bene, che quello che il prodotto sta diventando maturo e anche chiaramente i servizi collegati poi al prodotto sono estremamente all'altezza di quello che richiede il mercato. Venendo un po' più, diciamo, centrando il focus su quello che è la presentazione di oggi, volevo presentare appunto i diversi modi di lavorare su Odoo e con che tipo di approccio. Quindi abbiamo visto che il trend è decisamente positivo. La domanda è superiore all'offerta. Tante volte vedo che ci sono diciamo, dei go live o comunque delle implementazioni che vengono un po' ritardate. Questo perché, insomma, lo sappiamo tutti, la disponibilità di sviluppatori, esperti funzionali o comunque persone legate al mondo Odoo in Italia, l'offerta è un po' carente. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista c'è tanto da fare, ma dall'altro punto di vista, sicuramente è un mercato che offre lavoro per tutti, quindi trend positivo, lavoro per tutti e implementazioni semplici. Quindi vuol dire che grazie alla modularità di Odoo, quello che possiamo fare è ipotizzare delle implementazioni che partono perfettamente con lo standard e poi andiamo ad implementare sulla base delle richieste dei clienti. Insomma, questa è la metodologia che bene o male viene promossa da Odoo e che comunque ci sta dando buoni risultati perché permette di entrare in aziende che magari non sono al 100% convinte perché non conoscono il tool, ma poi quando si comincia a vedere sapete meglio di me. Insomma, le aziende si innamorano di Odoo e vogliono utilizzare sempre più funzionalità. E infine l'approccio. L'approccio appunto 100% community, un approccio misto, un approccio enterprise. Quindi andiamo a vedere un attimo quali sono diciamo le possibilità sotto questo punto di vista. Quello che volevo presentare oggi è una sorta di best practice, quindi se non best practice di caso di successo, forse è meglio. Effettivamente, quello che volevo presentare è la partnership di successo con Odoo, che quindi, insomma, in un mondo ideale sarebbe partire da partner learning, arrivare alla partnership gold e quindi trarne tutti i benefici. Prima di tutto spieghiamo un attimo la partnership di Odoo, insomma, partendo da Redi per i partner ufficiali, arrivando alla gold. Si basa su dei KPI molto precisi, come per esempio il numero di utenti venduti negli ultimi 12 mesi, le certificazioni dei dipendenti dell'azienda e successivamente il retention rate. Quindi non solo un occhio a, diciamo, quanti utenti, quante aziende riesco a portare in Odoo, ma anche la soddisfazione poi di queste aziende che rimangono con i software, rimangono con il partner che effettivamente ha portato avanti i lavori. A livello di partnership di successo mi riferisco in particolare, insomma, alle partnership Silver e Gold che danno una maggiore visibilità in termini di assegnazione opportunità, non solo direttamente, ma anzi per la maggiore indirettamente, nel senso che abbiamo studiato quello che è il comportamento dell'utente medio, insomma dell'azienda che sta cercando una soluzione. Ci sono tantissime visite sul nostro sito odoo.com che arrivano sulla landing page della lista dei partner italiani, vedono effettivamente quali sono le alternative. Tendenzialmente, insomma, se ci sono dei partner silver e gold, chiaramente i clienti tendono a sentire di più quelle. Poi è chiaro che altri clienti invece vanno a cercare magari un'azienda che ha lavorato e che quindi propone delle referenze che sono molto simili per via del settore di appartenenza. Quindi questa diversità, però indubbiamente, insomma, le partnership Silver e Gold offrono una visibilità veramente importante. Questo è un esempio empirico, un esempio che non è basato sulla vita di una singola azienda, ma abbiamo cercato di raccogliere con questi due grafici quella che è la storia un attimo di alcuni partner prevalentemente del Sud Europa che bene o male nello stesso arco di tempo hanno cambiato un attimo l'approccio, quindi hanno deciso di proporre esclusivamente la versione Enterprise e difatti insomma vediamo che nel 2018 c'è stato possibilmente questo cambio.
sulla destra appunto il grafico relativo alla subscription revenue, quindi quanti contratti sono stati attivati in termini di revenue, e sulla sinistra poi la corrispondenza in termini di opportunità che vengono assegnate a questo partner. Ripeto, non opportunità che vengono assegnate direttamente da Odoo, ma piuttosto anche opportunità che il partner condivide con Odoo stessa, e che quindi fa risultare appunto il numero delle opportunità molto più alto, sulla base possibilmente di segnalazioni tramite il sito web e così via. Quindi la visibilità è veramente chiave. Questi due grafici ci mostrano indubbiamente come questa, diciamo, un livello differente, un livello silver o un livello gold, possono portare in termini di visibilità. E è molto interessante perché effettivamente quello che questo livello permette una scelta del cliente, quindi se vogliamo lavorare soltanto sul manufacturing, soltanto sulla gestione del project management e così via, riusciamo ad avere molto più spazio di scegliere, quindi scelta del cliente sulla base di quello che ci piace fare. Questo grafico riguarda l'installazione media, vuole un attimo spiegare quali sono poi tutti i vantaggi collegati. La partnership di successo per me prende in considerazione molte cose. Sicuramente un ottimo rapporto con l'account manager, quindi la figura che posso rappresentare io, è sicuramente molto importante nella condivisione di opportunità, nella condivisione comunque di iniziative, scambio di opinioni relativamente a marketing, sito web e così via. Insomma, ci sono tantissime attività che porto avanti con tutti quanti i partner sul mercato italiano, che hanno voglia chiaramente di mettere sul tavolo determinate discussioni. Ma la partnership di successo vuol dire anche, sotto certi punti di vista, di approfittare di tutti quanti i servizi che Odoo offre. Qui ho voluto rappresentare il contratto medio, quindi un contratto, un'azienda di 10 persone, quindi ci sono una decina di utenti, ci sono 12 applicazioni, e-commerce, sito web e così via, e una componente Odoo SH. Giusto brevemente, per chi non lo conoscesse, Odoo SH è una piattaforma di hosting che abbiamo sviluppato proprio per Odoo, e si basa su... I server sono dei server che anche noi, insomma, non sono server diretti, ma è un servizio che sfruttiamo anche noi. E Odoo SH è una piattaforma estremamente, insomma, utile da un punto di vista di non solo di hosting, ma dicevo anche di sviluppo. Quindi i backup sono fatti regolarmente, non c'è mantenimento da fare sul server, tanti mal di testa, insomma, spariscono. Quindi il vantaggio tecnico è chiaro, poi chi lo utilizza, insomma, sa sicuramente di quello che parlo, ma c'è anche un vantaggio commerciale. Per esempio, le commissioni tendenzialmente di un progetto vengono calcolate sulla base della revenue, del valore del contratto. Odoo SH è una componente che effettivamente viene rigirata completamente al partner fino a un cap definito, e quindi, insomma, in questo contratto medio che abbiamo presentato qua, 816 euro vengono girati in commissioni in quanto Odoo SH, e 406 direttamente per il restante. Quindi, ripeto, c'è un vantaggio tecnico, l'hosting ce lo dimentichiamo, c'è un vantaggio commerciale, che sicuramente, insomma, potrebbe non cambiare la vita di un'azienda, però rientrare dalle spese di marketing, dalle spese di andare a visitare il cliente parecchie volte, sicuramente è un ingresso che può aiutare sicuramente l'azienda. Questo è un esempio su un contratto annuale, ma poi ci sono esempi di contratti pluriennali dove siamo arrivati a pagare più di 10.000 euro di commissioni per l'intero progetto. Quindi un vantaggio sicuramente da tenere in considerazione, e un semplice esempio, ma giusto per far capire, i servizi a disposizione sono veramente tanti, quindi sfruttiamo questi servizi, insomma, sono qui ed effettivamente la convenienza c'è tutta. Quindi la partnership di successo per me vuol dire questo: riuscire ad approfittare di tutto quello che l'azienda mette a disposizione per poi togliersi dei mal di testa, togliersi dei pensieri e quindi delegare il più possibile. Questo era un po' diciamo, il succo della presentazione. Ci sarebbe tantissimo altro da dire, magari
possiamo approfondire poi durante il Q&A o magari in un'altra sessione. E quello che volevo un attimo dire, secondo me è una slide molto importante, che siamo qui tutti per lo stesso motivo. Ci piace Odoo, ci piace lavorare con Odoo e ci piace rendere i nostri clienti felici. Quindi, al giorno d'oggi penso che l'unità potrebbe essere veramente la carta vincente che ci permette di affrontare bene le sfide del futuro, che sono fette di mercato da conquistare sostanzialmente. Ad oggi abbiamo lo 0,1% del mercato degli ERP. I competitor sono molto forti, insomma, hanno armi a disposizione, budget a disposizione che potrebbero mettere in campo, insomma, per creare un software molto abbordabile, di qualità e così via. Quindi quello che dobbiamo fare insieme è cercare di diffondere sempre di più comunque il nome di Odoo per guadagnare fette di mercato, per effettivamente insomma far conoscere alla gente e alle aziende questo software rivoluzionario che ha dato tante soddisfazioni e può dare ancora molto di più. Quindi insomma cerchiamo di lavorare insieme con questa sfida e chiaramente il vostro feedback conta anche quest'anno, quindi se avete qualche feedback, suggerimento, se volete discutere di qualcosa, insomma, sono assolutamente a disposizione. Non solo io, perché effettivamente le persone che lavorano su Odoo, per quanto riguarda il mercato italiano, sono sempre di più. Stiamo crescendo molto come, diciamo, italiani ad Odoo ed effettivamente stiamo lavorando molto bene sotto tanti punti di vista, quindi stiamo organizzando iniziative, stiamo cercando di coordinare un po' le attività in maniera da raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Quindi con me sicuramente c'è Petra, appunto che si occupa del reclutamento dei partner in Italia, e Marco, quindi che gestisce il Client Success Manager, che gestisce poi le relazioni con i clienti in Italia. Siamo ovviamente tutti quanti disponibili per intavolare discussioni, discutere progetti o comunque cercare di trovare insieme la giusta via per far esplodere Odoo in Italia. Grazie mille e niente, un po' di tempo adesso per le domande per il Q&A. Grazie. Eccoci qua in diretta. Ciao Davide, come va? Ciao Andrea, buongiorno, buongiorno a tutti. Tutto bene? Grazie mille ancora una volta di dare l'opportunità di essere presente qui. Trovo questo. Io c'ho ancora l'adesivo sul computer che era stato attaccato Guarda, è la mia prima domanda. L'anno scorso ci siamo salutati con questo Sì, adesivo è della ancora progetta. presente. Mi garantisci che è ancora lì? Assolutamente sì. Bene, bene. Allora Davide, insomma, è qui per conto di Odoo SA, l'account manager. Devo dire, insomma, che anche Marco e Petra stanno facendo un buon lavoro e quello che, insomma, è il nostro canale di comunicazione che abbiamo avviato da un po' di tempo a questa parte. Io immagino che tu abbia visto anche l'intro di questa giornata dove, insomma, ho fatto un breve passaggio su quello che è il rapporto che c'è, diciamo, quella che dovrebbe essere un po' una sinergia, no? Tra l'associazione Odoo e anche OCA. Prima di farti qualche domanda, insomma, vuoi dirci tu qualcosa? Vuoi fare un'apertura tu sul nostro ragionamento? Allora, sì, un paio di parole prima di tutto riguardo alla presentazione. Quello che la presentazione non voleva risultare come uno spot promozionale o altro, insomma, quello che si voleva, l'obiettivo vero e proprio della presentazione, che forse non è stato spiegato bene, è proprio quello di presentare delle possibilità. Oggi qui ci sono tantissime aziende che lavorano su Odoo e penso che se ci sono delle opportunità, stesse, differenti, che il mercato sta richiedendo, è bene che siamo tutti quanti consapevoli di questo, quindi assolutamente il mio non voleva essere un diktat, quanto più appunto un condividere con voi l'andamento di Odoo in Italia e quelli che sono i risultati che stiamo raccogliendo fino adesso. E per quanto riguarda l'intro, quindi relativamente a diciamo la localizzazione,
tu Andrea sai benissimo l'impegno che insomma stiamo cercando di mettere dietro a questa questione, che non è assolutamente semplice da gestire. Come hai detto tu, la localizzazione italiana non è affatto semplice e sotto certi punti di vista stiamo mettendo sempre più interesse dietro alla distribuzione di Odoo in Italia, e quindi anche degli investimenti, se vogliamo, che Odoo porta in Italia, però non c'è mai stata la capacità o comunque l'occasione di poter costruire qualcosa di concreto. Quest'anno ne abbiamo discusso più volte, quello che mi riprometto di fare è di seguire in prima persona. Abbiamo cercato più volte di creare canali direttamente tra la community e Odoo, ma poi per complessità eccessiva o comunque per esempio ultimamente si è lavorato molto alla release di 14, adesso siamo in bug fixing, questi contatti sono sempre stati persi. Quello che mi sono ripromesso di fare è di seguire la questione direttamente, anche poi con l'ausilio di Petra, di Marco, quindi cercare di seguire direttamente le questioni di localizzazione e cercare di trovare quindi un problema a questi bottleneck che stiamo avendo. Ho capito, quindi diciamo in buona sostanza possiamo dire che stiamo consolidando il nostro canale di comunicazione attraverso le persone di Davide, Marco e Petra. Sì, assolutamente, siamo i punti di riferimento, l'azienda sta riconoscendo anche il lavoro che stiamo facendo in Odoo. A volte può esserci qualche piccolo disguido tra vari dipartimenti, invece noi italiani abbiamo sempre dimostrato di saper lavorare in sinergia, e questo vogliamo farlo anche chiaramente con la community, cercando di portare la voce della community Odoo e viceversa la voce di Odoo verso la community. Quindi speriamo di fare bene questo lavoro e troviamo i canali giusti, i metodi giusti, insomma, per venirci incontro tutti quanti e cercare di raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. No, questo è importante perché, come tu ben sai, noi sostanzialmente non siamo concorrenti, ma siamo colleghi, no? Ci chiamiamo colleghi, la nostra è una community molto affiatata, lo hai rilevato anche tu l'anno scorso, gli Odoo Experience, dove insomma gli italiani erano tutti insieme in blocco unico, compatto, perché sostanzialmente siamo mossi dalle stesse necessità, no? Per cui di questa necessità noi oggi ne abbiamo fatto una virtù. Allora, di questo... Sì, di questo sono sempre molto, molto orgoglioso, perché facciamo sempre di tutto per cercare di aiutarci l'un l'altro, quindi questa è una cosa estremamente positiva e spero che le cose possano continuare ad andare così e di riuscire a portare quel valore aggiunto che vorrei portare alla community. Ecco. Bene, noi sai, siamo come dice, la carezza e la spina nel fianco. Allora, ascolta, c'è una domanda. Se non sbaglio, la funzionalità di riconciliazione bancaria è passata da community a enterprise. In questo caso, quale politica è stata applicata? Allora, penso che in questo caso qua si tratti del refactoring che abbiamo fatto per la versione 13. L'anno scorso, durante gli Odoo Days, abbiamo discusso della politica di appunto cosa va su enterprise e cosa va invece su community. E Fabien voleva fare un po' di chiarezza sotto questo punto di vista, in termini di non facciamo più una divisione sulla base di funzionalità, perché è veramente scomodo, perché è difficile da seguire sia da un punto di vista di Odoo stessa che da un punto di vista di chi lavora poi su Odoo. Quindi si è preferito fare un'implementazione, un refactoring su e una divisione quindi su moduli. Possibilmente questa parte qui di riconciliazione faceva parte del modulo accounting, che sappiamo essere stata spostata sull'enterprise con la versione 13, quindi suppongo che sia per questo motivo qui. Ok, allora poi c'è un'altra domanda. Meglio incorporare la nazionalizzazione italiana come fatto per altri stati tipo Messico, Lussemburgo, Norvegia? Se ci si riferisce all'incorporazione dei moduli OCA all'interno di Odoo, non so se era questa la domanda. Guarda, qui mi hanno chiesto, o meglio, di incorporare la nazionalizzazione italiana come fatto per altri stati. Credo che intenda tutto l'insieme dei moduli direttamente in Odoo. Ovviamente, secondo il mio punto di vista, è un po' complessa come situazione da gestire questo. Cioè, l'ideale sarebbe
arrivare ad avere una parte che sia inserita in Odoo e mantenuta da Odoo stessa, un po' come abbiamo chiesto, no? Per DDT e fatturazione elettronica, poi tutto il resto comunque la community italiana è in grado di sopperire ad oggi. Sì, ma diciamo che tutto quello che c'è al momento è difficilmente incorporabile in Odoo, proprio perché essendo questi dei moduli che sono stati scritti appunto dalla community, prima di tutto ci deve essere un bel dialogo con la community prima di procedere con eventualmente un'azione del genere. Sicuramente non si possono prendere dei moduli e metterli su Odoo standard senza discuterne prima. Ma al di là di questo, la complessità effettivamente che viene gestita dai moduli della community italiana è veramente elevata. Quindi con l'idea di mantenere anche il modulo, che la scrittura del modulo è importante, chiaramente, però quello che è importante altrettanto è il mantenimento del modulo. E andare a mantenere dei moduli che non sono stati scritti direttamente da Odoo, quindi non si conosce magari bene perfettamente il funzionamento, può essere rischioso per le versioni successive. Quindi rischiamo di avere una versione perfettamente funzionante e quelle dopo no. L'idea in generale rimane sempre la stessa, ovvero lasciare spazio ai partner integratori di andare comunque a implementare quelle specificità o comunque cose un po' più in dettaglio e riuscire ad offrire con lo standard di Odoo una base sulla quale lavorare. Quindi non ci sarà mai il 100% se vogliamo su Odoo, ci sarà sempre del lavoro che appunto verrà delegato, ma quella parte delegata sarà appunto presumibilmente riguardo specificità. Allora, poi ovviamente un po' si aggancia il tutto, diciamo, anche a queste domande. Cioè, visto che per avere le funzionalità complete in Italia è necessario installare moduli OCA, tipo quelli di fatturazione elettronica, e i partner italiani ne fanno uso per arrivare a questi risultati, pochi supportano lo sviluppo dei moduli. In considerazione di questo, voi prevedete di supportare OCA, che è un po', diciamo, ci agganciamo alla risposta precedente. Sì, diciamo, c'è stata durante gli Oka Days globale, cioè, c'è stato un intervento anche di Fabien, che mi permetto di citare. Fabien ha evidenziato come Oka e Odoo sono due organizzazioni che vanno su, lavorano parallelamente, insomma, ma non necessariamente si devono incrociare sotto certi punti di vista per lasciare la corretta libertà a tutti. Lo stesso Fabien ha detto: io non, se avessi l'opportunità, non vorrei entrare nel board di Oka, ma semplicemente perché non voglio influenzare delle scelte che possono essere prese in maniera del tutto indipendente da parte di Oka. Ciò non vuol dire che sono due rotaie che non si incontrano mai, insomma. Sicuramente la collaborazione è all'ordine del giorno e è proprio per questo che siamo qui oggi a discutere di questa tematica. Però sì, il supporto diretto no, proprio per un discorso di indipendenza. Ok, poi c'è Marco che chiede: se l'accounting è passato in edizione Enterprise, quali funzionalità contabili rimangono in community? Per quanto riguarda l'accounting, sì, il passaggio è stato fatto verso l'Enterprise, quindi sull'edizione community rimane il discorso della fatturazione. Per quanto riguarda l'accounting, non sono del tutto certo che rimarrà qualcosa, se non su moduli ricostruiti. So che cioè, insomma, ci sono dei moduli che ricostruiscono un po' l'accounting di Odoo, quindi suppongo che su quelli si potrà ancora utilizzare. Ok, allora, quest'ultima domanda al volo: sarebbe fattibile creare una task force coordinata in Italia che prepari e codifichi le necessità dell'organizzazione italiana in modo da poter completare le funzionalità di Odoo? Che è un po' una richiesta che avanziamo da un po', no? Sì, questo è un po' il mio sogno. La mia idea, mettendola anche un po' scherzosamente, era di rinchiudere, tra virgolette, qualche contributore di Odoo Italia e dipartimento R&D in una cantina e non aprire le porte fino a quando non si aveva una localizzazione completa. Sì, diciamo che questa sarebbe l'idea più interessante, proprio perché se c'è un'expertise a livello locale sarebbe stupido non sfruttarla, quindi andare a fare delle cose che non sono poi assolutamente complete, come per esempio la fatturazione elettronica su versione 13 e 14.
Chiaro. Beh, allora io diciamo, concludiamo la fase di domande e risposte anche per i tempi stretti che abbiamo. La considerazione che faccio è che la nostra associazione, diciamo, continua a rivestire un ruolo fondamentale e cruciale per quanto riguarda il mercato italiano, no? E sebbene da una parte questo ci porta a metterci sempre energia, dall'altra ovviamente ci continua a far punzecchiare Odoo in maniera diciamo un po' più costante, perché adesso vi facciamo fare il bug fix del 14, ma poi ritorniamo alla carica con le nostre esigenze. Ringrazio Davide, estendi i ringraziamenti anche a Marco e Petra, al nostro amico Fabien. Noi ci risentiremo a breve e poi insomma daremo anche indicazioni alla community su come poter diciamo, utilizzare questo canale per dialogare direttamente con voi. Ciao Davide! Assolutamente. Grazie mille a tutti voi e buon proseguimento con i talks. Grazie a te. Ebbene,